Bentornati a New Generation. Questa settimana andiamo in Sicilia a conoscere i Viola Sinapsi. Di una vita bene le tue follie suicide tuoni fulmini e carezze siringhe come me I Viola Sinapsi nascono nel 2006 da un'idea di Davide Iocono, Fabio Macaluso e Gianluca Di Maio. Definiscono la loro musica un noise rock, con sonorità graffianti e linee melodiche malinconiche. Fin dall'inizio la loro volontà era portare in giro la loro musica, i propri pezzi inediti. È con questa spinta che nel 2007 registrano il loro primo EP dal titolo Terapia intensiva per insoddisfazione, che riscuote molte critiche positive e darà loro la possibilità di girare la regione e suonare il più possibile.
Perché credo di avere un po' di dignità, che non è ipocrisia, e la notte discende. Nel 2008 i Viola Sinapsi iniziano a vedere i frutti del loro primo lavoro discografico. Ricevono infatti il premio della critica alla rassegna Ethno Music Festival, esibendosi sullo stesso palco degli Alma Negretta e dei 24 Grana. Diverse radio trasmetteranno anche la Ballata degli Ingrati, uno dei brani estratti dall'EP. Sempre nel 2008 i ragazzi iniziano a collaborare con Salvatore Camilleri, mettendo in musica il progetto Made in CL, una serie di performance riprese e presentate in varie mostre ed eventi in giro per il mondo. Contemporaneamente a questo, la band partecipa al MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, ed è anche selezionata per essere tra le 8 rock band emergenti italiane che si esibiranno all'Euforia Indie Festival. Questo che precede il secondo album è il periodo più ricco di live per i Viola Sinapsi, che avranno l'occasione di esibirsi insieme alle luci della centrale elettrica, Paolo Benvenu, Cesare Basile e molti altri. Gianluca e Davide saranno anche i promotori della rassegna Terapia Live, che nel 2010 ha ospitato nel capoluogo siciliano band emergenti provenienti da tutta Italia. Nel 2012 i Viola Sinapsi iniziano a registrare il loro secondo CD, Rivoluzioni Composte, sotto l'etichetta punk siciliana CSSP Records. Questo sarà il lavoro che avvicinerà la band a sonorità più elettroniche. Per la prima volta, infatti, sono utilizzati i synth e le drum machine. I brani sono 4 e rispecchiano alla perfezione la maturità della band, che ha scelto di proporre dei pezzi sicuramente più complessi rispetto al lavoro precedente. Il titolo ci viene spiegato direttamente dai ragazzi con queste parole. È una critica alla società contemporanea,
cosciente dei problemi, ma incapace di risolverli con determinazione. Lei non comprende il perché di una notte insonne, ma è tempo di esserci, toccarci e crederci, eliminiamo gli incubi insieme. Sempre insieme. Da questo momento in poi, dopo diverse modifiche già subite, cambia definitivamente la line-up del gruppo, passando da 3 a 4 elementi. Davide Iacono alle voci e le chitarre, Daniele Venti al basso, Gianluca Di Maio alla batteria e Gabriele Russello ai synth. Al momento, dopo un'altra intensa stagione di live, sono di nuovo al lavoro su quello che sarà il terzo album, sotto la CSSP Records, il cui mastering verrà effettuato a New York da Josh Bonati, sound engineer di White Stripes e Iggy Pop. Se volete saperne di più o rimanere aggiornati su live e uscite discografiche dei Viola Sinapsi, vi rimando alla loro pagina Facebook www.facebook.com/violasinapsi. Prima di salutarvi con un loro brano, vi ricordo che potete trovare New Generation su Facebook, ma anche su YouTube. Vi basta cercare il canale Musica e Parole. Se invece preferite scriverci, la nostra email è musicaeparole.info@gmail.com. Io vi saluto con un pezzo tratto da Rivoluzioni Composte. Questa è Nives.
avrei da dire, avrei da dirti tante cose. Scrivo il sapere che può far male, può deludere. Chiaro, so capito.